44. Si scioglieva. Sarai più bravo di tuo padre e dominerai gli operai con parole taglienti come spade. Io alzai il braccio e toccai la guancia di mio padre. Veramente no, papà, dissi. Non dirai agli operai che la legge in fabbrica sei tu? Mio padre mi parlava dal fondo del suo letto di morte. Levò gli occhi al cielo come pregano i vecchi. Ormai non chiedeva fama e successo per la sua azienda, ma implorava che il figlio primogenito diventasse un vero uomo, capace di condurre l'azienda di famiglia e un imprenditore tosto. Mio fratello più piccolo poteva materializzare molto più di me le speranze di mio padre. Fin dalla nascita era più grosso di me, più allegro e più vivace. Aveva i capelli neri e ricciuti di mia madre, il suo colorito sano e la sua floridezza. Possedeva una voce squillante, di comando. Da bambino, così robusto, sembrava un soldato in miniatura e mio padre, rimasto un po' deluso dalle mie maniere lievi e gentili, si rallegrò del suo arrivo. Ma purtroppo io ero il primogenito. E mio padre mi voleva quasi per dovere a capo dell'azienda. Fu il mio ultimo rifiuto a condurre l'azienda di famiglia. Fu il mio rifiuto ad uccidere mio padre. Dio mio, Dio mio. Al momento credetti così. Adesso sono convinto che era giunto il momento del suo trapasso. Mio padre era un ateo, ma alla fine un ateo evoluto. E al mio ennesimo rifiuto di condurre l'azienda di famiglia allentò i legami con la realtà del piano fisico e la paura e l'angoscia che nella larga fascia della media evoluzione sono legate a questa realtà. No, mio padre non aveva paura della morte, che era stata continuamente presente nella sua vita. Aveva avuto 7 infarti. Quando io compì 10 anni, decisi di andare ad abitare in un quartiere diverso dal nostro, sempre affollato e pieno di cattivi odori. Ce lo disse una domenica in cui la mia famiglia era andata a fare un picnic. Io, senza capire, festeggiai la notizia mettendomi a correre sul caldo prato estivo di Villa Borghese. Chissà se mio padre si ricordava di quella domenica mentre moriva. All'ultimo momento l'intera vita proiettata dalla sua coscienza si rifletté sullo schermo della sua mente. Come dicono i maestri immateriali, le immagini della vita passata si susseguirono davanti alla sua attenzione. Eppure mio padre mi sembrava già trapassato. Dopo l'ultima pulsazione del cuore, nel momento in cui il calore animale abbandonava il suo corpo fisico, il suo corpo mentale emetteva ancora pensieri e mio padre riviveva in quei brevi secondi la sua vita fisica. Io parlavo sommessamente con mia madre. Alla solenne presenza della morte, mia madre piangeva umilmente. Mi sedetti stremato su uno sgabello accanto al letto. Il braccio del cadavere scivolò verso di me e rimase fuori del letto come una cosa viva. Io presi la mano di mio padre e gli chiesi scusa per aver rifiutato ancora una volta la sua azienda. Nel primo sottopiano dell'astrale, che era stato mio padre, si sentiva calare giù. Osservava la sua vita appena passata, mentre la sua personalità, il suo io, molto robusto, si immiseriva, ubbidendo alla legge della morte. Il grande uomo che lui aveva creduto di essere, a mano che la morte lo allontanava dalla vita, in un nuovo linguaggio e dialogo, si accorgeva che non poteva assurgere al protagonismo di cui era stato sempre certo. Il suo sentire si spezzava di nostalgia per la sua ultima vita. Se io fossi stato un medium, in quei momenti avrei potuto ricevere mio padre, che da dove stava voleva sicuramente parlarmi. Voleva
voleva perpetuare con me il mito della sua vita fisica, che diventava sempre più sbiadito a mano che la sua personalità si scioglieva nell'astrale.